in collaborazione con Logistica Sanitaria. Prendersi cura, temi e scenari di salute. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. L'allarme degli scienziati. Presto altre pandemie e non ci si può che tornare a preoccupare e chiedersi è tempo adesso ci si prepari per far fronte a eventuali nuove probabili minacce alla salute globale? L'analisi, un poco preoccupante, è contenuta nel rapporto del panel di 26 scienziati da tutto il mondo ed è pubblicato sul sito della Commissione Europea e dell'Istituto Superiore di Sanità. Per saperne di più e per avere veramente dei lumi a riguardo, il tema sicuramente ci tiene in apprensione, noi abbiamo chiesto il contributo della dottoressa Flavia Riccardo, che vediamo inquadrata adesso a far parte del nostro studio. Eccola, epidemiologa che coordina la sorveglianza epidemiologica del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che devo dire, dottoressa Riccardo, sta con queste nostre puntate veramente collaborando enormemente e io personalmente, insieme con tutta la nostra redazione e i tecnici, vi diciamo sempre grazie perché siete di una disponibilità assoluta. Allora, intanto, buongiorno e facciamo anche finalmente la sua conoscenza. Buongiorno e grazie dell'invito. Dunque, presto altre pandemie, un rischio reale quello di nuove possibili ondate epidemiche? Ma innanzitutto farei una premessa, cioè la maggior parte delle malattie infettive emergenti o riemergenti che possono infettare l'uomo sono, compresa Covid-19, come compresa la malattia Covid-19, sono malattie zoonotiche. Cioè sono malattie che per la maggior parte dei casi circolano nel mondo animale e possono infettare l'uomo. E quindi sia in modo diretto che in modo indiretto, pensiamo ad esempio anche alle malattie trasmesse da insetti vettori. E proprio il panel scientifico di questo vertice mondiale della salute che lei giustamente ha citato ci ricorda che ci sono tanti determinanti proprio nell'attività umana che favoriscono l'emergenza o la diffusione di questi patogeni, che favoriscono quindi l'incontro tra l'uomo e questi patogeni che spesso circolano nel mondo selvatico, nel mondo animale, che sono legate ad esempio alla deforestazione o all'uso intensivo dell'agricoltura, dell'allevamento, alla costruzione, alla mobilità, pensiamo ai viaggi, alle migrazioni, al commercio globale, al cambiamento climatico, sono tutti elementi che possono favorire questo. E quindi questo panel di esperti ci ricorda che la nostra capacità di prevenire pandemie future, quindi entrare in quella che loro chiamano una age of pandemics, un'età delle pandemie, dipenderà anche dalla nostra capacità di limitare o invertire i danni ambientali adottando stile di vita più sostenibile. Questo è uno dei messaggi che è incluso proprio in questa relazione degli esperti scientifici di questo vertice globale. Tra poco ci torniamo. La domanda che si fa alla gente normale, ma me la sono fatta anch'io che mi sono doppiamente vaccinato come richiesto e come doveroso fare, la vaccinazione. A cosa servono i vaccini fatti anche nei confronti del futuro, prossimo, presente o veramente futuro che sia? Allora, anche lì farei un passo indietro per spiegare una cosa, semplificando molto. Una malattia infettiva si trasmette quando esistono tre condizioni. Ci deve essere un ospite suscettibile a un patogeno, quindi in grado di infettarsi. Ci deve essere un patogeno in grado di infettare l'ospite e ci deve essere un contesto ambientale che permetta l'incontro tra l'ospite e il patogeno. Ora, i vaccini, siccome stimolano una risposta anticorpale specifica contro un determinato patogeno, di fatto fanno sì che la persona sia meno suscettibile, cioè chi è vaccinato ha un rischio molto più basso di contrarre l'infezione o di comunque avere un'infezione grave, una malattia grave. E quindi quando pensiamo a un'epidemia in cui tante persone devono trovarsi in contatto con un patogeno e sviluppare un'infezione, se in una popolazione tante persone non sono più suscettibili perché sono vaccinate, a quel punto non esistono più le condizioni perché possa esserci una trasmissione. Ed è per questo che è particolarmente importante anche durante l'epidemia, appunto, contrastare la trasmissione attraverso l'acquisizione dell'immunità. E il vantaggio del vaccino è che ci protegge
dagli effetti negativi o anche letali che possono conseguire una malattia naturale. La domanda più logica è, in parole molto povere e semplici, cosa sa da allora da fare? Voi avete stilato addirittura un decalogo con le azioni necessarie non solo a mettere fine alla pandemia, si spera, ma anche ad assicurare una migliore preparazione in vista appunto di queste future minacce pandemiche. Non le chiedo il decalogo, ma una sintesi del suo contenuto, nelle aree prioritarie almeno. Guardi, questo Vertice Mondiale della Salute ha coinvolto i leader dei paesi del G20 e altri paesi e loro hanno stilato 16 principi che proprio nelle loro parole hanno lo scopo di, rafforzandosi reciprocamente, confermare proprio l'impegno di questi paesi nel promuovere la solidarietà, l'equità, la cooperazione multilaterale a livello mondiale, adottare meccanismi di governance efficace, mettere le persone al centro della preparazione dotandole anche degli strumenti necessari per rispondere in modo efficace, basarsi sulla scienza e sulle politiche fondate su dati oggettivi e creare fiducia e promuovere un finanziamento costante delle azioni per la salute mondiale. Questo, nelle loro stesse parole, riassume un po' il nocciolo dei 16 principi. Se li andiamo a guardare nel dettaglio, troveremo aspetti come riferimenti al rafforzamento dei sistemi sanitari che diventano solidi, inclusivi, resilienti, in un'ottica che loro definiscono come One Health, che non guarda solamente alla salute umana, ma anche alla salute animale, al contesto ambientale, a tutti quegli elementi che favoriscono la comparsa e la diffusione delle malattie. E fanno riferimento a tutta una serie anche di strutture esistenti, come il regolamento sanitario internazionale, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile o concetti di accesso universale. Pensiamo ai servizi sanitari, a farmaci, a vaccini, a risorse. Si parla di approvvigionamento, si parla di investimento. Cito ad esempio i laboratori, ma anche le risorse umane. Ed è anche, a me ha colpito particolarmente, anche il ruolo centrale che ha la società civile nella risposta e nel coinvolgimento, ma anche l'importanza di un'informazione corretta, proprio evitando anche notizie che siano false o diano delle difficili interpretazioni. È lo scopo primo del nostro lavorare da giornalisti, dottoressa Riccardo, mi creda. Però veniamo ancora al tema e quindi le chiedo, il rapporto delinea anche il futuro dell'epidemia attuale. Qual è questo futuro? Beh, diciamo che c'è consenso scientifico nell'immaginare che SARS-CoV-2 non scomparirà del tutto, difficilmente sarà eradicato proprio per le caratteristiche di questo virus. Si pensa che a un certo punto diventerà un virus endemico, questo ecco. Vorrà dire che, come tanti altri virus che noi conosciamo, circolerà nella popolazione. Ma prima che questo accada, ovvero che si superi la fase epidemica in tutti i paesi del mondo, noi ci potremo aspettare delle recrudescenze epidemiche, cioè dei periodi in cui l'epidemia peggiorerà o migliorerà nelle varie regioni, no, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E un esempio lo stiamo vedendo purtroppo nella nostra regione, in Europa, proprio in queste ultime settimane, in cui stiamo vedendo appunto un aumento del numero di infezioni. E questo fenomeno noi lo vivremo fino a quando non riusciremo a superare la pandemia, quindi ancora la pandemia Covid-19 non è finita e ci troveremo ancora a combattere con questi andamenti che spesso sono differenti nelle diverse parti del mondo. Quindi l'emergere di nuove varianti, la prevista diminuzione dell'immunità naturale e della copertura dei vaccini, che cosa potrà provocare nel prossimo futuro? Sicuramente è un elemento fondamentale, la durata dell'immunità, sia essa naturale o anche acquisita, e l'emergenza di varianti sono continuo oggetto di studio e di monitoraggio. Perché? Perché se l'immunità si riduce nel tempo, un fenomeno che si chiama waning dopo un vaccino, ad esempio dopo una malattia naturale, oppure se emergono delle varianti virali che siano in grado di eludere la risposta immunitaria indotta o acquisita da diversi tipi di ceppi virali, questo potrebbe aumentare di nuovo la nostra suscettibilità sia nell'individuo che nella popolazione. Quindi si potrebbero ricreare quelle condizioni che le dicevo prima che permettono una maggiore circolazione e trasmissione del virus. Per questo in realtà l'intera comunità scientifica è attiva sia da un lato per identificare potenziali riduzioni nel tempo dell'immunità o l'emergenza
di varianti virali che siano preoccupanti proprio per l'attività di sanità pubblica, d'altro canto anche nello sviluppo di evidenze sulla migliore formulazione, pensiamo eventuali richiami, o anche quindi, posologia di farmaci e vaccini, quindi sia eventualmente dovesse emergere una nuova variante, la formulazione di vaccini idonei per quella variante, ma anche la necessità eventualmente di una nuova vaccinazione. Abbiamo visto anche sui giornali come si parla, insomma, della necessità potenziale di richiami, un po' come facciamo per altre malattie infettive come l'influenza. Si legge in questi giorni come questa pandemia, ed era logico fosse così, se lo si vuole dire finalmente, sta incidendo pesantemente soprattutto in quelli che sono definiti comunemente i paesi poveri. Una equità globale nell'accesso alle cure, oltre che alle risorse, dovrebbe essere un imperativo etico e morale. Secondo lei resta una pura utopia anche questa? Ma guardi, io le posso parlare solamente come epidemiologa delle malattie infettive, le posso dire che le malattie infettive non conoscono barriere, non conoscono confini, quindi la narrativa che si sta sviluppando sempre di più è quella di un interesse globale a combattere insieme questo genere di patologie e il gruppo di lavoro scientifico proprio di questo panel, di questo summit internazionale che si è riunito appunto a maggio 2021 ha identificato proprio il fatto che non vedremo la fine di questa pandemia senza azioni urgenti su scala globale, senza una capacità di risposta immediata, in particolare senza un sufficiente ed equo accesso a vaccini che siano sicuri ed efficaci. E questo credo che sia un messaggio importante che ci porta e ci proietta in un contesto, appunto, che le dicevo, è un vertice mondiale della salute con una presenza di tantissimi paesi che veramente ci proietta in una dimensione che va oltre la mia competenza, che è solamente epidemiologica, ma si va verso una competenza proprio di presa di posizione, di decisioni e di azione. Certo, la ringrazio molto per la franchezza con cui ha dato la risposta. Ha parlato in apertura, ha citato il termine sostantivo animale. Allora, Brusaferro, che non è solo il portavoce del Comitato Scientifico, anche il presidente dell'Istituto, dice chiaramente: vanno riconosciuti i legami tra la salute delle persone e degli animali per affrontare l'emergenza delle malattie zootecniche, considerando che 3/4 di tutte le malattie infettive emergenti hanno origine negli animali e arrivano all'uomo attraverso un salto di specie. Ci vuole tradurre in parole povere che cosa ha voluto dire il presidente Brusaferro? Sì, è un po', ritorniamo un po' alla sua prima domanda, Sì. cioè l'emergenza di perché emergono nuovi patogeni, dove erano prima e perché si diffondono. Noi ci troviamo in un ecosistema complesso, come esistono malattie nell'uomo, esistono le malattie degli animali, possono essere animali selvatici, possono essere animali domestici e chiaramente, come dicevo prima, no, il contesto in cui si sviluppa la trasmissione è un contesto di prossimità e quindi uno dei fattori appunto determinanti, in particolare l'emergenza di nuovi patogeni nell'uomo, è proprio il passaggio di specie, cioè quando un patogeno che normalmente infetta e si trasmette in una specie animale può trasmettere l'uovo. E sono tanti gli esempi di questo. Abbiamo sentito parlare di casi, per esempio, di influenza aviaria nell'uomo, casi sporadici, persone che sono a contatto con, ad esempio, degli allevamenti di polli, ad esempio, o di altri animali che possono avere questa infezione e che possono contrarre la patologia. Questo non vuol dire necessariamente che queste diventeranno tutte pandemie, molte di queste rimangono infezioni sporadiche, quindi non vengono poi trasmesse all'uomo, ma può capitare, come probabilmente è successo anche su SARS-CoV-2, che a un certo punto uno di questi patogeni che viene trasmesso all'uomo è abbastanza adattato all'uomo da poter essere trasmesso da persona a persona. Noi ipotizziamo che SARS-CoV-2 abbia avuto un inizio di tipo zoonotico, ma poi sappiamo come l'epidemia si sia diffusa sostanzialmente grazie alla trasmissione interumana da uomo a uomo. E quindi sappiamo che affrontare la salute dal punto di vista, diciamo completo, quindi one health, una salute unica che prende in considerazione la salute umana, la salute animale e il contesto ambientale sia fondamentale per poter comprendere le dinamiche
capirne i determinanti e possibilmente identificare in modo sempre più precoce il rischio di una nuova epidemia o malauguratamente di una pandemia. Dovremmo insomma sempre ricordarsi che si è non solo un pianeta unico, ma anche un habitat particolare. Le faccio l'ultima domanda. A fronte di quel presto altre pandemie che ci siamo permessi durante questa puntata di sottolineare, perché è già sembrato che sia una notizia che sulla stampa è stata messa, ma insomma non ha avuto il suo giusto, secondo noi, approfondimento. La lezione che da questo perdurare del Covid tutti stiamo prendendo, ma soprattutto voi, clinici, scienziati, ricercatori e operatori come siete, quella lezione servirà a qualche cosa? In poche parole, state lavorando su quello che è possibile avvenga e cercare di scongiurare quello che si teme possa avvenire? Io direi che proprio il documento che lei ha portato oggi in questa trasmissione va in quella direzione, cioè è un documento che ancora prima che finisca la pandemia già identifica i principi sulla base dei quali dovremo lavorare a livello globale, oltre che nei singoli paesi, per essere sempre più pronti e preparati ad affrontare eventuali nuove emergenze di tipo epidemico o pandemico. E credo che in questo si rafforza un processo che già era avviato da prima di questa pandemia e però che potrà usufruire proprio delle lezioni che abbiamo dovuto apprendere purtroppo in questi ultimi mesi e purtroppo mesi che si sono allungati, sono quasi 2 anni. Quindi sicuramente direi che già il fatto che in un contesto di questo genere, quindi così alto livello, già ci si proietti in maniera propositiva, in maniera costruttiva per cercare di rafforzare, identificando le priorità di azione e anche di finanziamento per tutta una serie di attività, depone molto favorevolmente sulla generale volontà che c'è di chiaramente arrivare sempre più pronti per limitare sempre di più gli effetti negativi di questi eventi, che ricordiamo sono eventi che si sono sempre verificati da che si ha memoria nella storia dell'uomo, ma che adesso, proprio per il nostro stile di vita, la nostra tecnologia, la nostra capacità di muoverci da una parte all'altra del mondo molto rapidamente, risultano essere più veloci e anche più estesi rispetto a quello che era descritto storicamente. Sperando, ma anche un poco convinto di aver contribuito ancora una volta a dare corretta, congrua, sana informazione, perlomeno questo è il nostro continuo sforzo. Noi si ringrazia la dottoressa Flavia Riccardo, epidemiologa che coordina, ripetiamo, la sorveglianza epidemiologica del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Ho la impressione, oltre che la sensazione, nel ringraziarla, dottoressa, che ci sentiremo se lei sarà ugualmente disponibile anche altre volte. E sarà un eguale piacere. La ringrazio molto, buonasera. A presto, grazie a lei. E a voi, come sempre, per l'ascolto e per l'attenzione che ci date. Alla prossima, immancabilmente. Prendersi cura, temi e scenari di salute. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. In collaborazione con Logistica Sanitaria.